L'episodio risale alle prime ore di domenica, quando un minorenne si è reso protagonista, assieme ad altri amici, di una violenta azione contro alcuni ragazzi, poi accompagnati in ospedale, con prognosi anche importanti, come quella riguardante il malcapitato che ha riportato una frattura al cranio nella zona dell'orecchio e che ne avrà addirittura per 40 giorni. Per gli altri due refertati, invece, qualche contusione e la rottura del setto nasale. A dare l'allarme sarebbero stati i gestori di un locale sulla Litoranea, proprio nei pressi del luogo dell'aggressione. Ancora ignota la genesi della rissa, per tutta la giornata di ieri infatti i poliziotti della squadra mobile agli ordini dei vicequestori Elvio Barbati e Gianluca Vesce e delle volanti agli ordini del vicequestore Marzia Morricone hanno sentito i sei ragazzi ritenuti probabili partecipanti alla rissa, con lo scopo di individuare il motivo scatenante. Sembrerebbe comunque che all'origine dell'aggressione ci siano stati motivi pressoché futili, come uno sguardo o un commento di troppo a qualche ragazza, uno stato di leggera alterazione o un diverbio casuale. Al momento, soltanto per uno di loro, un minorenne con piccoli precedenti penali, individuato quale autore del ferimento dei tre coetanei, è scattata la segnalazione presso la Procura dei Minori di Salerno e si è in attesa di provvedimenti. Per tutta la giornata, inoltre, la Polizia di Stato ha raccolto la testimonianza delle persone presenti, dei feriti e di quelli che sarebbero stati identificati quali partecipanti alla rissa. Sicuramente al momento ci sono verifiche anche a carico dei gestori del locale per verificare se ci sia stata somministrazione di alcol ai minorenni e se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza. Sempre a proposito della Polizia di Stato di Salerno, sono in corso le indagini a proposito della donna che è stata palpeggiata da un uomo e in seguito le è stato rubato il braccialetto a Salerno. Un uomo infatti è stato sottoposto a fermo dagli agenti della sezione volanti di Salerno perché accusato di violenza sessuale e rapina ai danni di una donna di nazionalità rumena. Secondo la ricostruzione svolta dalla polizia giudiziaria, l'uomo, dopo aver molestato la vittima a bordo di un autobus, allungando le mani con insistenza sulle parti intime della donna, durante la discesa l'avrebbe aggredita strappandole dal polso un braccialetto in oro, procurandole anche delle lesioni personali. Successivamente si è anche scagliato contro i poliziotti, intervenuta per soccorrere la malcapitata.